Sì, io inizierei proprio perché non abbiamo tantissimo tempo successivamente, magari ci arriva qualcuno giustamente che non c'è molto posto a sedere, per cui non dovrebbe essere un problema. E innanzitutto, per prima cosa, come il sottoscritto e l'intera realtà nostra del nodo locale di noi restiamo, ringraziamo il professor Calchinovati per aver dato la disponibilità a questa serata, e sappiamo che non è affatto a dare scontato, visto i tempi che corrono, e considerando anche le prese di posizione di alcuni professori anche nel nostro stesso Ateneo, non è affatto da dare scontato il coraggio, la voglia di mettersi in gioco e di dare un contributo nel tentare di portare un'analisi che non ci convinca della giustezza delle ragioni di chi continua a promuovere interventi armati lungo l'anello di fuoco che circonda il continente europeo da est fino alla sponda sud del Mediterraneo. E sappiamo che non è scontato mantenere posizioni che ci portano a non dover in qualunque caso dare man forte ai venti di guerra che soffiano adesso per la quarta volta sulle coste libiche. Questa volta il grande nemico non è Gheddafi, questa volta il grande nemico è quel mostro partorito tra l'altro dalla stessa presenza, in parte anche dalla stessa presenza occidentale in Medio Oriente, ovvero quello jihadismo multiforme che probabilmente se non ha trovato finora in Libia una quadra, un punto di sintesi per opporsi all'eventuale istituzionalizzazione di una forma statuale post era gheddafiana, definiamola così, forse potrebbe trovare una convergenza proprio grazie all'intervento congiunto di alcuni paesi occidentali. Tutto questo in che contesto avviene? Avviene in un contesto in cui ha ormai quasi 5 anni, più di 5 anni, dall'avvio delle cosiddette primavere arabe, ci troviamo comunque a constatare sostanzialmente il fallimento perlomeno di quello che era stato il tentativo di democratizzazione, fermo restando che dovremmo capire cosa questa parola significhi secondo i paradigmi di chi, il tentativo di quantomeno di conquista di maggiori il raggiungimento di maggiori conquiste sociali e lo scatto in avanti che quel composito movimento con tutte le sue differenze aveva tentato di praticare appunto tra le coste del Nord Africa fino alle sponde più settentrionali, arrivando appunto fino in Siria. E sappiamo che non è avvenuto. Vediamo la situazione in Siria in cui banalmente le immagini pervenute da Homs in questi giorni ci parlano di una delle più grandi città dello Stato siriano completamente distrutta. Vediamo una Tunisia in cui non ci sono stati colpi di Stato o quant'altro, eppure la soluzione democratica, come tale ci vogliono definire, al conflitto sociale che era stato in corso, che era partito, dalla quale era partito tra l'altro questa primavera, con la caduta di Ben Ali il 14 gennaio 2011, se non sbaglio, ha portato in realtà a una sconfitta delle organizzazioni sindacali e dei movimenti politici che speravano in un cambio di rotta. Oggi sappiamo che su quei 250, mi sembra, che sono i componenti del Parlamento monocamerale tunisino, il governo è così di larghe intese in cui soltanto 19 parlamentari si trovano all'opposizione, tra cui appunto i compagni del Fronte Popolare e 6 indipendenti. E, contemporaneamente in Egitto la situazione ci parla di un regime che è diversamente difficile definirlo, quello del generale al-Sisi, che qualcuno ha fatto grossolanamente l'errore di paragonare al nuovo Nasser, ma che invece vediamo anche rispetto alla situazione libica continuare a sostenere la progettualità di gruppi, di formazioni, di ipotesi politiche che poco hanno a che fare con l'idea di una laicizzazione dello Stato, l'idea di una conquista appunto di dignità e di maggior spessore e polso politico da parte di settori popolari ampi, bensì appunto sappiamo come per mettere fine al percorso della fratellanza musulmana nel suo stesso paese si è trovato questo paese, l'Egitto,
in condizioni di intendersi, quantomeno tatticamente, quantomeno in questi anni, con quell'ipotesi portata avanti dalle petrolio europee, prima di tutti l'Arabia Saudita, ma anche il Qatar, eccetera, in favore di chi? Vediamo che se, per quanto risulti sempre molto difficile dirlo alla stampa mainstream, per quanto i giornali e i telegiornali, la TV generalista non ne parli, sembri quasi un tabù, sappiamo però che in tutto questo gioco evidentemente le ipotesi dello jihadismo, a seconda delle facce che di volta a volta ha assunto, negli ultimi anni hanno trovato terreno fertile. In un contesto di questo tipo appunto c'è la Libia, una Libia in cui lo Stato, se già difficilmente era definibile secondo i canoni dello Stato liberale occidentale, così come l'abbiamo concepito dall'Ottocento in poi anche in Europa, quello che comunque sia era lo Stato che insisteva su quelle latitudini, oggi è sostanzialmente appunto poco più di alcuni confini, poco stabili, poco più della determinazione di poteri locali che tentano di spartirsi appunto una torta nell'influenza anche rispetto alle altre potenze regionali, in piena collaborazione talvolta anche appunto con gli interessi occidentali. Avendo visto tutto questo panorama, e poi appunto lasciamo la parola al professore, avendo visto questo panorama già da tempo ci siamo interrogati, ma il nostro paese, ma al di là dell'Italia, insomma, chi comunque, coloro che hanno in mano le decisioni sulle nostre stesse vite, qua in Italia, nel Mediterraneo, in Europa, che ruolo giocano rispetto a quella partita? Questo allora da un lato ci ha portato a investigare il fenomeno di accrescimento di quella struttura militare, di quella camera di compensazione per interessi diversi che è la NATO e che pure ha avuto un ruolo ad esempio nell'attacco nel 2011, ci ha portato a investigare il ruolo dei singoli governi che appunto nello stesso 2011 hanno dato vita a quell'ultimo attacco ai danni della popolazione libica, quella appunto Francia, Inghilterra, oltre all'Italia stessa che tentava di non perdere il ruolo che si era guadagnata dopo decenni e decenni di postcolonialismo che sappiamo appunto ha avuto sfaccettature diverse ma che ha mantenuto aveva permesso di mantenere con la Libia un rapporto privilegiato e quindi ci poteva consentire a una certa classe dirigente di guadagnare sulle sue risorse energetiche eccetera eccetera. E indagando tutto questo abbiamo svolto nell'ultimo anno una serie di seminari a livello anche nazionale di cui a breve tra l'altro usciranno atti ulteriori. Abbiamo cercato di fare azioni di denuncia come l'estate scorsa quando per alcuni giorni prima dell'ennesimo sgombero avevamo liberato una zona militare delle tante lasciate vuote sgombere appena fuori nella prima periferia bolognese in quella che era l'ex caserma Stamoto. Stiamo portando avanti insieme ad altre realtà il progetto della piattaforma sociale Eurostop con la quale stiamo appunto tentando, a partire ad esempio dalla importante data mobilitazione nazionale del 16 gennaio, a rimettere all'ordine del giorno nella sinistra antagonista o quello che ne rimane la possibilità di rimettersi in discussione non a partire dagli appuntamenti elettorali, da una serie di ritualità che ormai poca presa hanno sulla base sociale alla quale si presume vorremmo tutti quanti riferirci, ma appunto tentando di rilanciare in avanti alcune istanze che possono essere immediatamente comprensibili guardando a qual è la situazione oggi. Quindi questa iniziativa si inserisce in questo contesto nel tentativo di capire quali siano le forme oggi di quello che noi non vogliamo continuare a definire imperialismo, sapendo che non è di certo quello descritto in alcuni libri 150 anni fa, ma ne mantiene alcune caratteristiche peculiari, poi andando a declinarsi con caratteristiche proprie del nostro secolo e a seconda appunto delle situazioni in cui i poteri si sono articolati nell'ultimo ventennio. Dopo questo intervento direi che lascio spazio alla ben più interessante analisi del professore e poi dopo vediamo appunto di provare a intervenire se ci sono domande o volontà appunto di costruire un dibattito. Allora, buonasera. Il fulcro del mio discorso può apparire un po' rovesciato rispetto a quello che ha detto il Cecco, perché prenderò come base dell'analisi non la cosiddetta sicurezza delle grandi potenze, ma le problematiche dell'area in questione.
Ovviamente il riferimento alle potenze esterne, regionali o internazionali è inevitabile, ma non è esattamente il centro della mia attenzione. La regione di cui stiamo parlando viene spesso definita nelle fonti internazionali, con una parola che in italiano suona un po' male, MENA, che è un acronimo che comprende Middle East e North Africa, che di fatto copre il cosiddetto mondo arabo-islamico, un'espressione già per suo conto un po' ambigua, perché il trattino fa pensare che ci sia un'identità tra arabo e islamico. In effetti non tutti gli arabi sono musulmani e non tutti i musulmani sono arabi, così che questa espressione di per sé è un po' misleading. È una regione con molte similitudini appunto fra il lato africano e il lato asiatico sud-occidentale, e anche alcune differenze. Diverse esperienze storiche, statuali, e anche una diversa storia coloniale. Non voglio entrare nei dettagli per spiegare perché uso questa espressione, ma mentre nel Medio Oriente in realtà c'è stato uno pseudo colonialismo durato pochi anni tra la prima e la seconda guerra mondiale, con poche alterazioni della struttura socio-istituzionale dei paesi nati dalla spartizione delle terre arabe dell'ex impero ottomano, mentre il Nord Africa è stato oggetto di un colonialismo molto pervasivo che ha prodotto più che altrove, in assoluto, più che altrove nella storia dell'imperialismo, la occupazione delle terre da parte degli europei e ingenti insediamenti umani, che ha, da parte appunto dell'Europa, delle potenze coloniali, specialmente in Algeria e in Libia, ma in misura minore anche in Marocco e Tunisia. Questa natura del colonialismo va tenuta presente per la storia futura. Si può dire che il colonialismo nel Nord Africa ha puntato alla estinzione dell'identità statale preesistente, specialmente là dove era necessaria l'occupazione delle terre, come appunto dicevo, in Algeria e in Libia. In effetti nel Marocco e nella Tunisia la struttura istituzionale è stata preservata perché il rapporto coloniale non si è esercitato nella creazione di una colonia, per l'Algeria poi addirittura non era neanche una colonia, ma in un protettorato. Il protettorato presuppone la permanenza di una istituzione locale oggetto della protezione che consente alla potenza protettrice di fatto di gestire gli affari esterni, ma interferendo anche negli affari interni. Allora, è stato citato le primavere arabe. Le primavere arabe sono iniziate nel Nord Africa, si sono poi spostate nel Medio Oriente, quindi dal Na al Me, mentre si può dire che dal Me al Na c'è stato lo spostamento del fenomeno jihadista. Nella Nord Africa, nel Maghreb esteso e oggi, parliamo di Libia, in particolare nella Libia. In mezzo, fra il Middle East e il Nord Africa, c'è l'Egitto, che in senso stretto appartiene al Mashrek più che al Maghreb, Mashrek Oriente, Maghreb Occidente della nazione araba, che spesso viene considerato a sé come una specie di pilastro, la valle del Nilo, che divide appunto il Maghreb e il Mashrek. L'Egitto è la più importante potenza economica, demografica, militare del mondo arabo, ma risulta un po' estraneo alla grande storia dell'arabismo, visto che i capitali dei califfati storici, classici, sono appunto nel Medio Oriente, in Siria attuale, Damasco e Iraq, Baghdad. Tentativo di Nasser negli anni 60 e 70 di agganciare l'Egitto alla Siria aveva anche questa funzione di approdare in un certo senso nei quartieri nobili dell'arabismo, perché nel momento stesso in cui l'Egitto rivendicava e per diversi anche attuava, esercitava una politica dominante nel mondo arabo, una piede a Damasco era naturalmente un successo. Si rivelò anche disastroso poi per le sorti del nasserismo e in genere della tutta la politica che stava dietro a queste scelte panarabe socialisteggianti di Nasser.
L'Egitto in particolare considera la Cirenaica una specie di cortile di casa. La continuità territoriale fra la Cirenaica e l'Egitto è molto più importante, più evidente, più facile della continuità territoriale fra la Cirenaica e la Tripolitania. In Libia c'è un fenomeno, se vogliamo, geologico inusitato: il deserto arriva fino al mare e le comunicazioni fra l'est della Libia, la Cirenaica, e l'ovest, la Tripolitania, sono state sempre molto ardue. E quindi i due spezzoni di questo Stato di fatto hanno avuto rapporti più stretti con i vicini, la Tripolitania con la Tunisia e la Cirenaica con l'Egitto, di quanto non abbiano avuto fra di loro. Questo è uno dei punti fermi della geopolitica libica che ha influenzato appunto le vicende anche recenti. La islamizzazione è avvenuta in Libia più o meno nello stesso, con lo stesso processo di tutto il Nord Africa, anzi essendo la Libia più vicina al punto di partenza della grande espansione prima del VII e poi dell'XI secolo degli Arabi, è avvenuta prima ed è avvenuta in modo più totale. Le popolazioni indigene cosiddette o native, cosiddetti berberi, in Libia sono una minoranza estrema. Più ci si allontana da Canale Suez, più aumenta la percentuale di berberi che sono rimasti nei paesi del Nord Africa, fino ad arrivare al Marocco, dove circa un terzo della popolazione è di lingua berbera. I berberi hanno mantenuto dialetti berberi, due fondamentali dialetti berberi, uno dei quali è stato alfabetizzato solo nel Novecento, e quindi è stata a lungo una lingua orale e pertanto non poteva competere con l'importanza dell'arabo, una grande lingua internazionale, ma ha mantenuto la minoranza berbera una forte coscienza identitaria che ha fatto sì che il nazionalismo arabo non necessariamente si è adattato proprio come concetto, come ideologia, come progetto statuale a tutta la popolazione. Questo vale soprattutto, come dicevo, per le due parti più occidentali del Maghreb, cioè l'Algeria e il Marocco. Altra caratteristica della Libia è che a durata più che altrove nel Nord Africa l'appartenenza all'impero ottomano. Come ho detto, il colonialismo intensivo fatto dall'Italia in modo anche dal punto di vista, se vogliamo, della utilità o della logica, in modo relativamente assurdo, se si pensa che alla fine degli anni 30 c'è stato il grosso dell'espansione dei coloni italiani, dell'insediamento dei coloni italiani, quando già la storia coloniale mostrava tutti i segni di una parabola discendente, di fatto c'è stata questa politica intensiva. Il colonialismo italiano si era sempre ispirato all'idea della demografia. Nel Corno d'Africa la realizzazione di questo sogno, Lessona, che non era un fascista ma un nazionalista, però partecipò ai governi fascisti anche come ministro delle colonie, parlava di milioni di italiani da trasferire nelle colonie. L'idea era di dirottare l'immigrazione verso l'America o l'Australia, verso i nostri possedimenti coloniali, però con la Libia si arrivò a un insediamento significativo in termini di decine di migliaia e di centinaia, vicino a una centinaia di migliaia di persone. Fra l'altro con la riproduzione anche di certi stili architettonici sul modello dell'architettura razionalista degli anni 30, per cui in Libia ci sono tanti villaggi che sono piccole carbonie o sabaudi. Allora questa presenza naturalmente ha portato a una profonda alienazione dell'identità libica, spostamento di popolazioni per far posto ai coloni, che naturalmente non sono state le zone più fertili, e una assoluta indifferenza, dopo una prima fase di negoziati con le autorità locali, per quelle che era la continuità storica e statuale o semi-statuale di queste due province, perché in effetti la Tripolitania e la Cirenaica erano due province distaccate, tra l'altro avevano anche uno statuto diverso all'interno dell'impero
ottomano che le amministrava separatamente. Nella Cirenaica in particolare, dopo che in Tripolitania l'insediamento italiano è stato semmai ostacolato da una classe dirigente che possiamo chiamare neoliberale o proto-liberale, influenzata fra l'altro da Enver Pascià, del triunvirato della famosa rivoluzione dei giovani turchi nell'impero ottomano. Enver Pascià è stato poi distaccato in Libia, per cui ha avuto una sia influenza a livello militare che anche di influenza politica. Dopo questa fase in Tripolitania influenzata dalla Tunisia e quindi con una classe dirigente urbanizzata e chiamiamola più modernizzata, l'occupazione si è concentrata là dove era più forte la resistenza. Nella storiografia si parla di resistenza primaria per indicare l'opposizione al colonialismo nel momento del suo insediamento. Poi il nazionalismo ha avuto anche dei momenti di lotta, guerre di liberazione, eccetera. Ma qui la resistenza primaria è quando il colonialismo si attua. E il caso della Libia, in particolare della Cirenaica, è un caso di resistenza primaria anomala. Anomala perché è avvenuta tardivamente, la resistenza primaria classica viene alla fine dell'Ottocento. Qui abbiamo una resistenza nel pieno del Novecento, nel periodo fra le due guerre ormai, perché in effetti si è combattuto negli anni 20, e quindi ci sono degli influssi che vengono dal proto-nazionalismo che comincia a svilupparsi nell'Africa, nel mondo arabo, eccetera, ma la classe dirigente che gestisce questa lotta appartiene a quel ceto, chiamiamolo aristocratico religioso, che è tipico della leadership della resistenza primaria. Perché poi invece, come sappiamo, le guerre di liberazione in genere vengono svolte da classi dirigenti fortemente occidentalizzate, tanto che Edward Said dice la tragedia del mondo coloniale di aver lottato contro il dominio europeo utilizzando in gran parte strumenti ideologici derivati dall'Europa. In questo caso invece la resistenza primaria, tutte le resistenze primarie, quindi anche in questo caso sia pure tardiva la resistenza primaria della Seleucia, in Cirenaica appartiene a questa dimensione. Appunto, è la Seleucia che gestisce la lotta, la Seleucia è una confraternita musulmana fondata da un algerino, fra l'altro, che di ritorno dal pellegrinaggio rituale alla Mecca nell'Ottocento fondò nelle oasi della parte orientale della Libia, fra Kufra e Jarabub, questa confraternita, che, come tutte le confraternite, gestiva soprattutto l'assistenza alla popolazione in termini di welfare, un proto-welfare, ma anche una specie di amministrazione e l'autodifesa. Quindi quando c'è l'offensiva italiana, progressivamente la Seleucia emerge, prima negozia un po' con il generale, poi emerge come il fulcro della resistenza popolare in Cirenaica, perché è la base e quindi anche la capacità di gestire il territorio e la popolazione era soprattutto limitata alla Cirenaica contro l'occupazione italiana. Questa è un'epoca relativamente tardiva perché quando è nata la confraternita siamo nella fase, che la cito solo per vostra memoria, che possiamo chiamare di reislamizzazione di massa dell'Africa settentrionale, compresa l'Africa a sud del Sahara. Per esempio nella stessa Nigeria, all'inizio dell'Ottocento abbiamo questo grande jihad di Osman Danfodio, in genere in tutta la zona saheliana questo fenomeno si diffonde. Infatti la Seleucia è molto influenzata da ciò che avviene nell'Africa a sud del Sahara. La Libia è uno dei grandi transiti delle rotte carovaniere che dal nord vanno verso l'Africa e quindi c'è uno scambio, una continua relazione reciproca con le popolazioni e i gruppi che si muovono attraverso il Sahara. La sede, come dicevo, della Seleucia nella parte orientale della Cirenaica, organizzata in Zawiye, una parola che significa più o meno cellula, piccola comunità, quindi c'è un segno religioso e poi un centro
di insediamento le condizioni climatiche accettabili come sono le oasi rispetto al deserto. Questa lotta anticoloniale ha portato l'Italia a esercitare per la prima volta un po' nella storia della repressione del colonialismo, perché è una repressione, la zona dell'anticolonialismo, perché è una repressione tardiva di tutto ciò che è avvenuto nell'Ottocento, alcune tecniche che saranno poi utilizzate in futuro. In parte queste tecniche erano state usate per la prima volta nel Sudafrica nella guerra anglo-boera, dai boeri contro le popolazioni inglesi, sostanzialmente di origine inglese, parte verso gli africani ma soprattutto verso gli inglesi, e in questo caso abbiamo appunto i sistemi dei campi di raccolta, dei lager per distaccare, tenere separata la guerriglia dalla popolazione, che naturalmente dà ospitalità, cibo, coperture, eccetera. Se ci sono i campi di raccolta, i campi di concentramento militarizzati, questo rapporto non può avvenire. Anche forme molto violente, uccisione di massa del bestiame per togliere l'alimentazione, la principale ci sono delle segne, principali elementi di sostentamento della popolazione, addirittura l'avvelenamento dei pozzi in alcuni casi, tanto che la popolazione della Cirenaica, secondo stime ufficiali, non so fin dove valide, però sono fatti dei censimenti negli anni 20 e 30, sarebbe dimezzata, popolazione molto bassa, da 200.000 a 100.000 persone. Malgrado il fatto che la storiografia francese insista sull'equazione colonisé e exterminé, non è propriamente vero che il colonialismo aveva come obiettivo assoluto lo sterminio, perché in fondo la popolazione era un bonus da utilizzare, ma se c'è un caso di sterminio della popolazione durante l'epoca coloniale, questa è stata la Cirenaica e l'Africa del Sud-Ovest, l'attuale Namibia, dove all'inizio del Novecento i tedeschi hanno praticamente sterminato gli eroi Nama, che avevano esercitato una grossa rivolta. Per dimostrare la differenza che c'è tra l'Italia e la Germania, malgrado la Germania passi per un paese molto bellicista, non mi ricordo se nel 2004 o nel 2005 in Germania c'è stata una celebrazione a livello nazionale con l'impegno di tutte le alte cariche dello Stato per una specie di riconciliazione storica ex post con il popolo della Namibia per le stragi commesse un secolo prima. L'Italia ha celebrato la guerra del 1911 con una guerra nel 2011, aggressione ripetuta 100 anni dopo, e questo è propriamente un'espressione di un colonialismo che viene mai conosciuto in Italia. Il capo della guerriglia anti-italiana, Omar el-Mokhtar, quasi sconosciuto in Italia, quando Gheddafi arrivò con la sua fotografia sulla rutilante uniforme, tutti si chiedono chi fosse questo soggetto, fu alla fine vinto, fatto prigioniero e fatto assolutamente senza nessun precedente nella storia del colonialismo, condannato a morte e giustiziato. E quindi ci fu una scelta che fu fatta dall'alto, sicuramente dalla Gran Bretagna, che decise chi dovesse essere, che li fece approvare poi dalla risoluzione dell'ONU. L'Italia non era membro delle Nazioni Unite, ma partecipava alla discussione senza naturalmente avere diritto di voto. Idris ricompensò in un certo senso l'Inghilterra nella copertura e al momento dell'indipendenza confermò le basi militari americane, perché la Gran Bretagna aveva concesso sostanzialmente subito durante la guerra le basi militari dopo l'occupazione della Libia, le basi militari agli Stati Uniti e la propria base militare. Il destino vuole che le due basi militari di Inghilterra e Stati Uniti fossero rispettivamente a Tobruk e a Tripoli. Sembra quasi una prefigurazione dell'attuale divisione tra Tobruk e Tripoli, come sapete, i due centri dove sono le due autorità che si contendono il potere. Le basi avevano una grande importanza per l'economia della Libia, perché nel 1951 non era ancora stato identificato il petrolio, anche se il Tito Desio era convinto che ci fosse il petrolio, probabilmente le tecniche dell'epoca dell'occupazione italiana non erano tali da
far scoprire il petrolio per la bassa, l'alta profondità, del petrolio in Libia, e questo petrolio fu ritrovato più tardi. Però le basi militari occidentali avevano questa funzione strategica, il controllo mediterraneo, la difesa del petrolio, non quello libico, ma il petrolio del Medio Oriente in generale, e la difesa della cosiddetta sicurezza di Israele, che sono stati sempre gli obiettivi fondamentali. Idris ha fatto una politica di cooperazione, di copertura dell'Occidente, e incominciarono subito i primi sospetti che le basi libiche fossero state usate sia nella guerra del 56 che nella guerra del 67. Probabilmente non sono state usate, ma tanto bastò il sospetto a far crollare via via il prestigio del re, perché il re ormai era visto come un strumento della politica occidentale anche contro i paesi arabi. Omar, dicevo, eroe nazionale, superato completamente ogni dubbio sulla sua legittimità di rappresentare, e quindi quando Gheddafi ha compiuto il colpo di Stato, la rivoluzione 69, Omar è stato riutilizzato per salvare qualcosa della storia della Sinussia, mentre obiettivamente il colpo di Stato era stato fatto contro il re Idris Senussi. L'esercito era sempre stato un po' in fila nei confronti dello stesso re, tanto vero che lui si fidava solo della guardia cirenaica, e sembra che il colpo di Stato degli ufficiali liberi sia avvenuto poche ore o pochi giorni prima di un colpo di Stato dall'alto dei militari pro-Occidente, che, essendo Idris vecchio e il figlio, per qualche motivo non rispettava certi requisiti che le potenze occidentali ritenevano essenziali, che era considerato un po' troppo vicino al nasserismo e comunque debole e fiacco, per cui non si voleva fare la successione tra padre e figlio, e si era preparato un colpo di Stato dato da due fratelli che si chiamavano Shakli. Dico una cosa un po' divertente: per qualche ora, se non per qualche giorno, ci fu il dubbio che il colpo di Stato di Gheddafi fosse il colpo di Stato giusto e non quello sbagliato, anche perché il capo del governo rovesciato, il re, poi c'era anche il governo, si chiamava Gheddafi, per cui a un certo punto ci fu una confusione fra il vecchio capo del governo e il nuovo, che poi al momento Gheddafi era uno dei cospiratori, non aveva una posizione centrale. Gheddafi, nato nel 1941, non aveva avuto nessuna esperienza diretta del colonialismo, ma fece della lotta contro l'imperialismo uno dei suoi obiettivi. Così che nel primo anniversario della rivoluzione, 1970, chiuse le basi militari di Inghilterra e Stati Uniti. Ormai la Libia aveva il petrolio, non aveva più la necessità delle sovvenzioni che le potenze occidentali davano alla Libia in cambio delle basi, e non poteva in qualche modo non fare riferimento anche al piccolo colonialismo dell'Italia, e espulse i 20.000 italiani rimasti. Gran parte degli italiani erano andati via prima, molti durante la guerra, dopo la guerra, perché la cittadinanza nel 41 era stata persa, e comunque gli ultimi furono, non tutti gli italiani, per notare che non furono espulsi gli italiani, furono espulsi i coloni. Per esempio i lavoratori dell'Eni non furono toccati, e anche le concessioni a Leni furono mantenute. Non insisto su questo dettaglio, però sappiate che l'esodo degli italiani dalla Libia di questi 20.000, sembra che gli italiani fossero stati preavvisati e il governo non fu sufficientemente pronto a organizzare delle missioni di soccorso. L'esodo degli italiani assomiglia molto all'esodo dei migranti di oggi. Sono stati molti arrivati faticosamente dai barconi al largo, arrivati malamente in Italia, male accolti e sostanzialmente reclusi in grandi campi di raccolta in attesa che si divedessero, appunto, che ritornassero un po' nei loro luoghi. Però questo lo lasciamo da parte. Allora, Gheddafi ha raddrizzato in un certo senso l'asse della politica dalla Cirenaica verso la Tripolitania, scegliendo per esempio gli ufficiali o le truppe scelte dell'esercito a seconda delle proprie relazioni familiari o tribali. Quando venne proclamata la famosa Jamahiriya,
In effetti c'è stata una scelta istituzionale molto chiara. In Libia non si è mai votato, non si è fatto come in Tunisia o in Egitto o in Algeria, dove si è votato per finta, per dare una parvenza di democrazia e di rappresentatività, c'era un Parlamento. In Libia non si è mai votato, non c'è mai stato un Parlamento. Con la Giamahiria c'è stata una specie di unificazione fra il vertice, la guida della rivoluzione, che Gheddafi non aveva un titolo come capo di Stato, guida della rivoluzione, e dei comitati popolari in tutte le sedi decisionali. Qua ci sarebbe stato il comitato popolare della facoltà di lettere, il comitato popolare dell'azienda tramviaria bolognese e così via. Naturalmente c'era questo scarto assoluto fra il vertice e la piccola base. Gheddafi sapeva che se fosse votato si sarebbero manifestate le divisioni tribali della Libia, mai sopite, mai chiuse, e ha evitato assolutamente che si contassero le varie tribù attraverso un'eventuale rappresentanza. Alla fine della sua politica, della sua vita, che poi dovrebbe essere anche della sua vita, Gheddafi pensò alla necessità di costituzionalizzare le istituzioni libiche. Sono anche responsabile perché l'ambasciata libica contattò l'Università di Pavia per organizzare un convegno sulla democrazia, impegnandosi a far venire a Pavia il figlio di Gheddafi, Saif al-Islam. Sembra che Saif avesse una bozza di costituzione di tipo semi-rappresentativo che fu alla fine cancellata. Non si sa se per le opposizioni dei liberali, che volevano qualcosa di più profondo dal punto di vista della riforma, o per la resistenza del gruppo vicino al potere che non voleva nessuna forma di spartizione, aprendo lo spazio alla rappresentanza ai gruppi che naturalmente mordevano il freno perché arricchiti, borghesiti, con i figli che andavano all'estero nelle università americane, avrebbero voluto che la loro posizione fosse anche dal punto di vista politico più considerata. E questo, finisco lì per dire, il grande problema della autoriforma del regime autoritario. Faccio solo due esempi: Luss da una parte, Gorbaciov e Assad dall'altra. Le autoriforme dall'alto dei regimi autoritari sono dimostrate impervie, un po' sotto tutte le latitudini, non necessariamente nei paesi arabi. Gli avventi del 2011, come sapete, sono partiti dalla Tunisia e dall'Egitto. Sembrava che la Libia fosse indenne, ma il 17 febbraio, giornata della fierezza, scoppio all'improvviso in Cirenaica. Immediatamente la rivolta in Libia è stata una rivolta con questa impronta localistica della Cirenaica, sempre abbastanza ostile alla politica di Gheddafi, perché, come dicevo, Gheddafi era spostato dalla Cirenaica alla Tripolitania, l'asse portante del potere. Immediatamente, un giorno o due, cattura di armi attraverso l'assalto a una caserma, e invece delle manifestazioni più o meno, anzi, sicuramente più pacifiche, che avevano portato alla caduta di Ben Ali e di Mubarak, c'è la guerra, la rivolta militare, la repressione dura, immediatamente dura, quindi non c'è niente di peggio per un regime già inviso per vari motivi ai potenti della terra di sparare sulla popolazione, perché allora c'è la maledizione e in un certo senso la condanna molto più facile. Il problema è che in Libia non poteva, un po' forte dirlo, ma io posso dirlo, rischio di dirlo, non poteva verificarsi una transizione come quella in Tunisia e in Egitto. Molto brevemente, perché in Libia non c'era uno Stato in grado di sopravvivere alla fine del regime. Non c'era lo Stato, quindi quando è successo in Tunisia e in Egitto, caduta di un regime anche molto pervasivo, ma tradizione statale forte, in Tunisia attorno alla famosa borghesia liberal-massonica creata da Bourguiba negli anni 20 e 30 del Novecento e che è stata praticamente una delle
degli assi importanti della storia della Tunisia moderna, e in Egitto attorno al militare. Allora, questa sicurezza che in Egitto e in Tunisia la caduta del regime non avrebbe provocato il tracollo, questo è il problema che c'è in Siria oggi, perché Assad, fare rimuovere Assad è una cosa, ma vogliono rimuovere Assad o vogliono demolire la struttura di potere attorno ad Assad? Questo è naturalmente molto diverso che semplicemente dire Assad in quanto tale non è più degno di essere capo dello Stato. Altro elemento fondamentale: in Libia non c'era una potenza in grado di dire al presidente, in questo caso alla guida della rivoluzione, di lasciare, che era venuto il momento di lasciare, cosa che è stata fatta da Francia e Stati Uniti con Ben Ali e con gli Stati Uniti con Mubarak. Chi poteva fare questa cosa con Gheddafi? Era l'Italia. L'Italia aveva giocato alla grande potenza in Libia senza avere i mezzi della grande potenza, a cominciare dal fatto di avere la possibilità di dire al proprio protetto che era venuto il momento di lasciare. Questa cosa non è avvenuta e quindi la rivolta si è trasformata in una tragedia. Terzo elemento, per sintetizzare al massimo: in Libia non c'era la piazza Tahrir o la Nibulghiba, non c'era un centro politico che rappresentasse un fulcro della coscienza nazionale. La rivolta per di più è avvenuta a Derna, in una periferia della Cirenaica, ma se anche fosse avvenuta a Tripoli sarebbe immediatamente stata percepita come una rivolta della Tripolitania, anche se avveniva in Piazza Verde. E perché in Libia non c'era questa unità fra le due parti, le varie tribù, i vari gruppi, eccetera. Non si è ripetuto dunque il mezzo miracolo della Tunisia e dell'Egitto. Alla fine, in Egitto soprattutto, c'è stato un colpo di Stato contro Mubarak dei militari, in parte perché c'era la rivolta in piazza Tahrir, in parte perché Mubarak insisteva perché il suo successore fosse il figlio Gamal, che l'esercito egiziano non avrebbe mai accettato. E nel 2011 Francia e Inghilterra erano spaventate dal fatto che si stessero verificando dei fatti nel Nord Africa che apparentemente erano fuori dalla loro portata. La Libia è stato il momento per dire basta, adesso non accettiamo più che gli eventi si scavalchino, noi siamo pur sempre le grandi potenze che da Suez in poi hanno avuto questa funzione di controllo attraverso gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti molto contrari, infatti ciò che è successo nel 1956 è differente da ciò che è successo nel 2011, perché Eisenhower nel 1956, un repubblicano, un militare, disse no alla guerra, chiamò l'ambasciatore inglese, tanto per dare un'idea, e gli disse va bene, domani se voi non ritirate le truppe dall'Egitto vendiamo tutte le sterline che abbiamo dentro a Fort Knox nel tesoro inglese e venite a piangere perché sarete a zero. E naturalmente Eden, che era già ammalato di ittericia, piangente, ha dovuto ritirare tutto. Purtroppo Obama ha esitato, era contrario, probabilmente, non ho le prove, Hillary Clinton sforzò il presidente verso l'intervento. Ci fu anche in aggiunta l'intervento dell'Italia, pure molto forzoso, ci sono testimonianze orali fatte anche in pubblico per cui si possono dire, sia del sottosegretario Matti che del ministro Frattini, che dicono che Berlusconi era contro la guerra, fortemente contro la guerra, si disse allora, forse a torto, per interessi personali o aziendali, ma in effetti forse per una scelta di interesse nazionale. Il CONE, come si dice di solito, il Quirinale, e purtroppo il Partito Democratico spinsero al massimo dall'opposizione, qui è il Presidente della Repubblica, non dell'opposizione, perché ci fosse la guerra. Per non pensare che Napolitano fosse un guerrafondaio, un bellicista, qualcuno potrebbe aver detto a Napolitano, per esempio Sarkozy, che questa era l'ultima occasione per l'Italia di entrare a far parte nel club delle grandi potenze che gestiscono la politica mediterranea. Se non partecipava alla guerra sarebbe stata esclusa. Questa è una giustificazione su cui io non ho delle prove ed è soltanto una supposizione. E invece le testimonianze di Frattini e di Mantica, sembra, dice Mantica, che c'era una risoluzione pronta da presentare all'ONU a firma congiunta Italia e Turchia per avviare
un processo di negoziato che sembrava disposto Gheddafi ad accettare. Il nuovo ordine mondiale, che è nato dalla fine della guerra fredda, come sapete, contava sulle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite durante la guerra fredda sono state molto limitate nella loro azione, e infatti dopo la fine della guerra fredda fu utilizzata ampiamente l'ONU per la famosa guerra nel Kuwait, che non descrivo ma che ricordo, nel 1990-91. Questa guerra del Kuwait fu importante non tanto perché portò alla liberazione del Kuwait dopo l'occupazione irachena, ma perché servì a far capire al mondo, in particolare all'Europa e alla Russia, l'Europa occidentale e alla Russia, che il sistema del post guerra fredda aveva una potenza egemonica. Questa potenza era gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti e Bush vecchio gestì la guerra in maniera corretta dal punto di vista della risoluzione dell'ONU, tanto è vero che non arrivò a Baghdad, ma si limitò a liberare, come si dice, il Kuwait, salvo poi provocare famose fobie edipiche del figlio, che si immaginate di dover completare quello che lui chiamava, un'espressione orribile, il lavoro, rovesciando Saddam Hussein, ciò che avverrà nel 2003, circa 20 anni dopo questa vicenda. Sulla Libia c'è stata una risoluzione dell'ONU che diede una specie di pretesto per l'intervento. La risoluzione in effetti parlava di protect the civilians, e l'intervento militare non è stato orientato a protect the civilians ma a regime change, come si dice comunemente, quindi tutto portato sul rovesciamento e alla fine all'assassinio del capo dello Stato. Come sembra di sapere, un drone partito da come si chiama la base di Sicilia, famosa Sigonella, comandato da un computer, sembra messo in moto in California, per dare un'idea del carattere internazionale dell'intervento, che identificò il cellulare di Gheddafi. In effetti su questa risoluzione ci fu l'astensione di Russia, Cina e Turchia, che erano assolutamente contrari alla guerra perché non pensavano che sarebbe stata utilizzata per un intervento di queste dimensioni. No fly zone era più o meno il succo della risoluzione, to protect the civilians. Sudafrica addirittura votò a favore e il presidente Zuma si è pentito amaramente, perché forse sarebbe mancata la maggioranza se avesse votato contro. Votò a favore anche la Nigeria, però per motivi più politici, perché la Nigeria era in caccia di benemerenze con i paesi occidentali. Il regime change lo sappiamo, si è capito prima della guerra del Kuwait, poi di queste vicende che si sono succedute fino al 2003 naturalmente, e poi ancora al 2011, che il sistema internazionale era ancora fortemente egemonizzato dall'Occidente, dagli Stati Uniti e addirittura della NATO, citata prima, addirittura uno strumento dichiarato nella guerra fredda come la NATO, sopravvissuto alla fine della guerra fredda e utilizzato ormai, persino Napolitano continuava a citare la NATO come se la NATO fosse una specie di croce rossa internazionale che valesse la pena di sostenere nelle sue operazioni, mentre invece, come sappiamo, è uno strumento militare molto orientato verso certi obiettivi. Non c'era più naturalmente la difesa dall'invasione. Oltre a questa divisione, naturalmente esploso il regionalismo, milizie da smilitarizzare oppure da mantenere, tutta una serie di vicende che ha portato a una difficile exit strategy. Sono state di fatto due elezioni in Libia, un vuoto, perché appunto mancava, mi ricordo un collega che diceva, certo, in Libia il partito politico che cos'è? È una milizia militare, e dice, ma dove sono le armi? Partecipiamo alle elezioni, ma dove sono le armi? Perché era considerato fondamentale che il partito avesse una struttura di autodifesa. Allora, le prime elezioni hanno visto un certo successo delle forze islamiste, però non si è votato con un sistema a lista piuttosto individuale, per cui c'è stato un sminuzzamento della rappresentanza politica, difficile anche da attribuire i risultati.
Le seconde elezioni videro probabilmente uno spostamento di voto verso le forme che chiamiamo per semplicità laico occidentalizzante. La confusione è aumentata quando la Corte Suprema ha dichiarato nulle le seconde elezioni, così che di fatto il Parlamento che si è costituito a Tobruk è stato un po' come è stato però anche creato la Corte Costituzionale quando ha dichiarato che erano inficiate le nostre elezioni, come se ricordate. In questo caso però anche lì c'erano stati degli errori di carattere, se vogliamo, tecnico. Non si sapeva se la Corte Suprema implicava, sottintendeva che il Parlamento dovesse essere soppresso oppure si dovesse semplicemente procedere con peso. Il fatto sta che sono rimasti in piedi sia il vecchio Parlamento che il nuovo Parlamento. Questo è il motivo per cui c'è il Parlamento di Tripoli, che è il Parlamento eletto con le prime elezioni, con il suo governo, e un Parlamento Tobruk con un suo governo uscito dalle seconde elezioni. Questo governo e questo Parlamento sono riconosciuti, come si dice, dalla comunità internazionale, in effetti non da tutti gli stati del mondo, perché la Russia, per esempio, e la Turchia, tanto per indicare i due importanti paesi, non riconoscono il governo di Tobruk. L'ONU lo riconosce sì e no, perché in effetti ha gestito un negoziato fingendo o considerando alla pari l'autorità di Tobruk e l'autorità di Tripoli. Questo negoziato, come sapete, è andato avanti per molto tempo, con molte difficoltà. Bernardino León, che era il mediatore speciale delle Nazioni Unite per questa vicenda, probabilmente era corrotto, perché il giorno dopo che si è lasciato il posto è diventato un alto esponente del governo di Obama. E questo ha fatto immediatamente pensare che tutta la sua mediazione è stata falsata dal fatto che era legato a questo governo che aveva promesso dargli un posto nel sistema di sicurezza, non so, cose del genere. Il successore tedesco, Kobler, tentativo italiano di far nominare un italiano, successo? Di far nominare un italiano non riuscì. Kobler è stato un po' più, probabilmente più funzionale, e c'è stato un accordo che è stato firmato in gennaio a Schirà in Marocco. Algeria e Marocco hanno mediato insieme all'ONU in certi momenti. I paesi occidentali ci hanno creduto fino a un certo punto in questa mediazione. L'Italia ci ha creduto di più e ha sempre dichiarato di subordinare eventuali operazioni alla risoluzione dell'ONU e alla soluzione unitaria, cioè la formazione di un governo di unità nazionale o di concordia nazionale, credo come si dica. C'è stato prima un primo gabinetto fatto da 32 membri che è stato respinto dal Parlamento di Tobruk, in particolare per il no di Haftar, che fa una specie di ministro della difesa di Tobruk. Tenete presente che Tobruk è vicinissimo alla frontiera egiziana, per cui naturalmente anche loro sono pronti a scappare in Egitto in caso di emergenza, ma è ovvia l'influenza egiziana. In Libia, a differenza di quello che c'è in Siria, non c'è uno scontro tra sunniti e sciiti, non esiste, tanto perché non ci sono sciiti in Libia, e poi perché sostanzialmente le potenze regionali più impegnate dietro alle due fazioni, Tobruk e Tripoli, sono tutte sunnite. Non c'è la Russia e non c'è l'Iran in una posizione significativa. Dietro a Tobruk c'è l'Egitto e l'Arabia Saudita, dietro a Tripoli c'è la Turchia e il Qatar, entrambi e quattro potenze tutte del mondo sunnita. Il cessato il fuoco non è stato naturalmente del tutto applicato, ha fatto un po' da elemento di accelerazione dell'accordo la comune minaccia dell'ISIS. L'ISIS è sbarcata a Sirte, non si sa se per debolezza o per forza. Sembra che la posizione dell'ISIS sia a Raqqa che a Mosul sia traballante, e una parte del gruppo dirigente dell'ISIS si sarebbe trasferito a Sirte. Le stime parlano di 2.700-3.500 combattenti, la metà fatta da libici. Sembra che i libici siano molto ostili e contrari a prendere i comandi da esponenti che non vengono dalla Libia, l'elemento nazionalista
avrebbe la prevalenza, mentre sapete che l'ISIS ha una politica universalistica. Il califfato è per definizione un'entità che non si identifica con una nazione o un territorio. Anche quando agisce sul posto, ISIS pensa sempre in grande, pensa sempre alla creazione del califfato. Questo è il motivo per cui l'ISIS non ha nessuna politica a favore della Palestina, perché la Palestina, sia Hamas che Abu Mazen, sono identificati come delle formazioni, in un certo senso, secessioniste rispetto all'idea invece unitaria. Salto un po' di cose, magari nella discussione, perché altrimenti non abbiamo tempo. Vorrei sintetizzare al massimo le differenze che ci sono fra la Libia e la Siria. Per certi aspetti ci sono delle somiglianze fra ciò che è successo in Libia e ciò che è successo in Siria. La rivolta immediatamente degenerata in una sommossa militare con una dura repressione da parte del governo, che ha aumentato anche l'opposizione a livello locale. In Siria naturalmente c'è questa spaccatura fra la piccola minoranza sciita, come si dice, degli alawiti, che per default vengono considerati sciiti anche se non sono in senso stretto sciita, però fanno parte del mondo sciita, e quindi Iran, Hezbollah, gran parte dell'Iraq e altre espressioni sciite sono dietro a Assad. La differenza fondamentale è che la Siria è un paese centrale, confina con tutti i paesi del Medio Oriente. La Libia è un paese relativamente remoto rispetto al fulcro del Medio Oriente. Gheddafi non aveva alleati, Assad ha alleati, tra l'altro un alleato importante, una grande potenza, seppur una superpotenza un po' in ribasso, come la Russia. Dello spirito, se non proprio della lettera, della risoluzione sulla Libia, ha avuto degli effetti nefasti nella storia internazionale, perché da allora la Russia non ha più approvato risoluzioni che finiscono "and all the other needs", eccetera eccetera, una risoluzione che dice "le altre necessità che si renderanno". Queste altre necessità sono state utilizzate, questa espressione, per degenerazione. Così che, per esempio, sul Sudan, quando c'erano molti spazi per evitare la repressione da parte del regime di Bashir contro le famose rivolte del Darfur, eccetera eccetera, la Cina e la Russia dicevano "non votiamo più risoluzioni che non siano precise nel dettaglio, perché altrimenti gli occidentali le utilizzano per degli interventi militari in proprio". Questo per dire che chi vuole essere troppo furbo alla fine ha degli effetti controproducenti. La stessa cosa è stata ripetutamente avanzata da importanti esponenti politici dopo il Kosovo. Il Kosovo è stato addirittura alla fine della guerra del Kosovo una risoluzione dell'ONU che ripeteva in maniera vibrata che il Kosovo era una provincia della Serbia, ex Jugoslavia, e poi, come sappiamo, l'Italia e gli Stati Uniti, infatti Sergio Romano dice "capisco perché gli Stati Uniti volevano un'indipendenza del Kosovo, perché l'obiettivo di tutta la guerra era stato quello di creare una base militare, infatti in Kosovo c'era la più grande base militare americana all'estero", ma, dice Sergio Romano, "non capisco perché l'Italia si è andata a inimicare la Serbia per fare una guerra assurda per favorire la semi-indipendenza e poi l'indipendenza di una provincia albanese fortemente islamizzata, da cui sono venuti molti dei jihadisti che poi si sono sparpagliati nel mondo, in parte dall'Afghanistan e in parte dalla Bosnia e dal Kosovo". Questa caratteristica della guerra della Libia ha dimostrato un altro aspetto che vorrei sottolineare. Gli occidentali proteggono le rivolte dei loro clienti, ma qualche volta proteggono le rivolte di formazioni che non controllano, il che ha portato a dei risultati sballati rispetto a quelli che potevano anche essere gli interessi, chiaramente interessi di parte, ma comunque interessi dei paesi occidentali. Tutte le guerre americane, come sappiamo, sono vinte o perse, sono trasformate in una destabilizzazione a livello regionale e una radicalizzazione del movimento, la forza, il gruppo, l'opinione, eccetera, che si voleva contenere. Containment, come sapete, era la parola d'ordine della guerra fredda, no? Del bipolarismo e della guerra fredda. In particolare la rivolta contro Gheddafi è stata fatta da molte milizie fra di loro slegate,
così che il processo che doveva verificarsi alla fine dalla caduta appunto in questo caso del regime è stato molto complicato. Allora il post Gheddafi, il campo politico si è immediatamente diviso sommariamente fra un fronte islamizzante e un fronte laico-liberale occidentalizzante. Molti dirigenti del fronte laico-occidentalizzante tornarono in Libia dall'estero. Il caso clamoroso è quello di Khalifa Haftar, il generale Haftar, che era un uomo della CIA che viveva infatti all'Anglosia in Virginia, dove c'era l'Anglia, dove c'era la sede della CIA, e che è tornato con delle funzioni precise. Da notare che al momento della rivolta di Devon del febbraio del 2011 c'era sicuramente un agente della CIA sul luogo, perché Stevens, che divenne poi ambasciatore americano, era conosciutissimo in Sri Lanka ed era conosciuto perché era stato lì come agente della CIA. Fu purtroppo, come sapete, poi l'oggetto di un attentato e ucciso nel consolato inglese di Benghazi, con grossa polemica sulle responsabilità della Clinton, che non aveva ben protetto il rappresentante diplomatico. Ma comunque, meglio che niente, piuttosto, come si dice, si dovrebbe dire in milanese, ma io non so pronunciarlo. E quindi la Russia difende il regime di Assad e difende la sua posizione strategica, e questa è un'importante differenza. Ma però c'è anche questo fatto in particolare, che non c'è questa rottura fra sciiti e sunniti. In Libia non c'è né la Russia né l'Iran sul campo in una posizione importante. La Russia, come sapete, sulla Siria ha gestito la crisi con grandissima partecipazione, e Putin ebbe il grande successo, colpo di genio, quando bloccò l'intervento militare americano aprendo un negoziato sulle armi chimiche della Siria. Obama, che non aveva mai perdonato a Kerry, che in una conferenza stampa a Londra ha una domanda: che cosa farebbe il presidente degli Stati Uniti se ci fosse un fatto nuovo sulle armi chimiche? Ha detto: ah certo, se Assad si disfa delle armi chimiche, noi non bombarderemo. Immediatamente hanno telefonato a Lavrov, e mezz'ora dopo Lavrov dice: ho la parola di Assad, che inizia il negoziato. Devo dire, siccome è stato citato nel caso, che Putin ha pagato in Ucraina la vittoria in Siria. Obama gli ha fatto pagare questo grande successo diplomatico, perché Putin e in genere la Russia parla ai russi, non riesce a bucare lo schermo. Quando Obama parla alla nazione, parla al mondo. La differenza tra gli Stati Uniti e la Russia è questa, ed era anche all'epoca dell'Unione Sovietica. Allora, certo, l'Unione Sovietica parlava ai comunisti, le varie informazioni che si ispiravano Allora Putin sulla Siria si è impegnato attivamente, e poi come sapete, è iniziato un vero e proprio intervento militare, probabilmente gestendo in proprio la vicenda. In Libia non ci sono i curdi, che sono una mina vagante, appoggiati anche dall'Italia, la Pinotti in particolare, molto fiera di aver armato il Peshmerga, il che può essere un'idea, se si ha in mente come finirà la rivendicazione dei curdi. Vorrei sapere se Pinotti, Renzi e gli altri sanno, persino Obama, sanno cosa fare delle rivendicazioni stataleggianti dei curdi. In Libia non ci sono curdi, i berberi, come dicevo prima, ci sono, hanno un forte senso identitario, ma non hanno la forza, i numeri per poter costituire un elemento significativo nel mosaico delle vicende libiche. In compenso in Libia le divisioni sono forse ancora più forti di quelle fortissime che ci sono in Siria. Gli Stati Uniti hanno incominciato dei bombardamenti semiclandestini, forse anche la Francia, sono volti un po' a scavalcare l'ONU e forse a mettere in un angolo l'Italia. L'Italia ha continuamente rivendicato il diritto a una qualche forma di primazia dell'intervento militare. I motivi sono inevitabilmente rapportabili alla storia coloniale, a meno che l'Italia non voglia difendere gli interessi petroliferi dell'ENI. Nel primo abbiamo il neocolonialismo tradizionale. Il petrolio è l'argomento con cui si è spesso giustificato qualsiasi
intervento in Medio Oriente, sembrava fosse un po' finito perché il petrolio non è più così importante, tra l'altro i prezzi sono crollati, ma forse il rapporto fra il nostro governo e l'ENI è ancora abbastanza forte. Basta, io a questo punto, visto che siamo già vicini alla serie, credo che ci escludono, vi invito a fare dei commenti o domande, quello che vuoi. Grazie. Ringraziamo intanto. Siamo riusciti a dare quantomeno dignità anche a una popolazione di cui spesso si parla poco, visto che si considera sempre quali sono gli interessi delle nostre classi dirigenti. Ecco, almeno avevo ricostruito un po' una storia, un secolo di storia di un paese di cui altrimenti si parla tanto dal nostro punto di vista, quindi direi che già in questi termini comunque è più che dignitoso il risultato. Io avrei una domanda magari banalissima. Lei ha concluso dicendo che comunque l'Italia diciamo non appoggia, cioè sostanzialmente gli interessi con lei, no? Che comunque il petrolio sta crollando, per cui non potrebbe più essere valida questa tesi, diciamo. E allora perché? Cioè, quale altro motivo c'è, secondo lei, dietro agli interessi italiani? Prima di dire che l'Italia diventi autosufficiente oppure compri il petrolio a basso prezzo, sarei cauto, perché 10 anni fa il petrolio era così basso ed era ugualmente un grosso attore della politica internazionale. Certo, quando è andato a 100 era più interessante, però per il terreno non cambia moltissimo, perché adesso non so se sai che all'epoca di Mattei c'era il famoso 50-50, oggi c'è il 95-5, cioè il paese produttore che è il 95% circa del prezzo del petrolio, per cui chi perde di più nell'abbassamento del prezzo non è tanto la potenza che in effetti ha già più o meno ammortizzato le spese, deve solo gestire una fase in cui invece di guadagnare 10 guadagna 1, ma insomma guadagna qualcosa. E poi il problema, secondo me ci sono tanti problemi, la nostra presenza, l'immigrazione è uno degli argomenti sicuramente più importanti. Per l'Italia è stata una fregatura, per l'insistenza con cui l'Italia ha indicato il comando dell'intervento in Libia, con questa storia del famosi cosa sono 400 km di distanza, è stata l'apertura del fronte sirio greco balcanico, perché ha sdrammatizzato in un certo senso la rotta di Lampedusa, non l'ha completamente chiusa, ma l'ha sdrammatizzata rispetto a quella che si è creata là, per cui l'argomento non è più così forte come dire noi siamo minacciati dall'invasione biblica dei profughi, perché i profughi non passano più, in gran parte non passano più dall'Italia, però questo è un argomento più importante. Infatti io personalmente non ho mai capito due cose. Primo, perché la stampa continua a ripetere che gli scafisti sono i negrieri del nostro secolo. I negrieri portavano via degli schiavi in catene e li facevano a portare in un posto dove c'era un mercato che li aspettava. Perché, come sappiamo, la tratta non è stata inventata dai negrieri, è stata richiesta insistentemente dai produttori dell'America meridionale e poi settentrionale, perché c'era bisogno di manodopera che non c'era sul posto. La tratta che si chiama oggi sono delle persone che vogliono andare via. Tra l'altro viene anche forzata, perché vengono anche incentivati, eccetera. Però non hanno. A meno che non si ammetta che noi siamo come i campi del Brasile, cioè che aspettiamo i profughi perché abbiamo bisogno di manodopera. E loro lo diciamo, non diciamo che sono degli ospiti non voluti, perché di fatto l'unico elemento di piccola vicinanza è che sia gli scafisti che i negrieri trattano molto male le persone che trasportano. Il meccanismo che sta dietro la tratta transatlantica iniziata nel 500 e finita all'inizio dell'800 e questa qua, secondo me, è molto nulla. È molto bassa, ci sono delle difese. L'altra cosa che non capisco è che cosa intende esattamente l'Unione Europea, l'Italia, eccetera, di bloccare con la forza
il traffico. Bombardano le navi, oppure devono intervenire sui porti, zuare, eccetera, eccetera, che dal punto di vista dell'immagine dei paesi occidentali sarebbe probabilmente pericoloso, perché paradossalmente su questo argomento sia Tobruk che Tripoli hanno già detto che non accetteranno delle interferenze nel... Questo però è sempre un argomento che viene... In effetti il modo per impedire la tratta, o la cosiddetta tratta di oggi, è di mandare delle navi al largo della Libia che trasportino sulle navi passeggeri della costa i profughi in Europa. È molto semplice. Tutto il resto è un tentativo di bloccare con la forza, come è stato fatto anche questa operazione della NATO nel Mar Egeo. Io per ignoranza non ho capito esattamente cosa sia, perché che cosa vogliono fare quando vedono un barcone? O lo prendono, fanno come Mare Nostrum, oppure lo respingono, come hanno tentato di fare Marone a un certo punto nel 2011, prendendosi una condanna di cui noi ci siamo completamente disinteressati, da parte di tutte le corti di giustizia internazionale, per il fatto che non abbiamo rispettato una convenzione internazionale che abbiamo firmato nel 51. Però ecco, questa vicenda della migrazione, secondo me, è un argomento molto importante, un po' demagogico. Cioè, noi facciamo il fatto di tutto per impedire l'immigrazione, poi se dovesse continuare, mettiamo l'immigrazione, anche dopo questa operazione militare, abbiamo fatto il possibile. E poi c'è un po' di prestigio, cioè l'Italia vuole avere una grande potenza, vuole fare una politica di grande potenza, e la deve fare in Libia, come l'ha fatta anche con Gheddafi. Come ho detto prima, però, alla fine la grande potenza è una che ha in mezzo. La grande potenza deve avere i fondi del Fondo Monetario Internazionale. L'Italia, la voce dell'Italia del Fondo Monetario, è nulla. Una grande potenza deve accettare migliaia di figli dei leader del paese protetto nelle proprie università. Li vedi tu, i libici che arrivano in Italia a studiare nelle università italiane? I somali, tutti i somali che arrivano in Italia vanno in Svezia. Ci sono decine, se non centinaia, di professori somali in Canada, in Germania, in Svezia, in Norvegia, e non c'è nessuno in Italia. La grande potenza presuppone dei grandi mezzi. Paradossalmente, per fare la politica coloniale basta una piccola potenza, 10, 20, 30, 50 mila soldati che controllano il territorio. Per fare il neocolonialismo della grande potenza ci vogliono grandi mezzi politici, economici, di cultura, una lingua veicolare che conti a livello mondiale. Quando si va in America, già purtroppo qui ci sono dei somali che hanno studiato all'Università Nazionale Somala e non riusciamo a inserirli perché non conoscono abbastanza bene l'inglese, per dire, una banalità, così.